Poteva trasformarsi in tragedia il violento litigio scoppiato tra due allevatori di Castione, padre e figlio, in un alpeggio dell'Alta Valfurva. L'aggressore è ora in carcere con l'accusa di tentato omicidio. Oggi l'assemblea ordinaria dei soci di Secam, dopo un anno nel quale il calo della produzione dei rifiuti ha toccato punte del meno 70%, due importanti novità: più di 60 milioni di euro di investimento per i prossimi anni e l'istituzione di un garante etico. Vigilerà sugli investimenti milionari della società. Gli effetti del lockdown sull'attività sportiva sono disastrosi. Nella prima conviviale Panathlon in presenza del post-Covid, l'allarmante testimonianza degli allenatori valtellinesi. Buonasera ai telespettatori di TSN, nuovo appuntamento con l'informazione di Tele Sondrio News. Apriamo il giornale questa sera con la cronaca. In carcere con l'accusa di aver tentato di uccidere l'anziano padre colpendolo ripetutamente con un'accetta. È accaduto in un alpeggio dell'Alta Valfurva dove si trovavano i due uomini, entrambi allevatori originari di Castione and Venno. Ad evitare che l'alterco si trasformasse in una tragedia, forse proprio lo stato di forte alterazione psicofisica del figlio dovuta all'abuso di alcol. Sentiamo com'è andata. In carcere per aver tentato di uccidere l'anziano padre colpendolo ripetutamente con un'accetta. Sarebbe potuto finire in tragedia il violento litigio che venerdì sera ha visto coinvolti due allevatori di Castione. L'alterco all'interno dell'abitazione che i due dividevano in un alpeggio a quota 2100 metri in località Plaghera di Fuori nel comune di Valfurva. Sebbene ad avere la peggio sia stato il padre, Augusto Giana, di 87 anni, a dare l'allarme alle 22 di venerdì è stato il figlio Silvano, 58 anni, che ha chiamato la centrale operativa della Compagnia Carabinieri di Tirano, lamentando di essere stato colpito dal genitore a seguito di una lite. A intervenire i carabinieri di Bormio, che una volta raggiunta l'impervia località in quota, hanno trovato l'uomo in evidente stato di alterazione psicofisica dovuta senz'altro anche all'assunzione smodata di alcol. Insospettiti dalle tracce di sangue presenti in casa, i militari hanno controllato e trovato l'anziano nel letto con numerose ferite sanguinanti, ma cosciente. Le successive indagini hanno consentito di accertare che tra i due sarebbe esploso un diverbio in seguito allo stato di alterazione del figlio. Il padre lo avrebbe colpito a un braccio e il figlio in un secondo momento si sarebbe vendicato aggredendo violentemente il genitore con un'accetta mentre questi si trovava a letto, procurandogli una frattura della teca cranica con distacco di frammento a scalpo in sedie parietale a sinistra e numerose altre ferite lacero-contuse agli arti e al corpo. L'aggressore a sua volta ha riportato una frattura al braccio destro. Silvano Giana è stato arrestato dai carabinieri per il tentato omicidio del padre e tradotto su disposizione della procura di Sondrio nel carcere del capoluogo, mentre l'accetta e l'abitazione in quota teatro del violento litigio sono stati posti sotto sequestro dai militari. L'anziano, che non è in pericolo di vita, è ricoverato in ospedale con lesioni guaribili in 30 giorni. Oggi l'assemblea ordinaria di Secam SPA, due le novità principali: un piano di investimenti pianificato per i prossimi anni superiore ai 60 milioni di euro e poi l'istituzione di una figura, della figura di un garante etico proveniente dalla Corte dei Conti. Ne parliamo nel prossimo servizio. Si è tenuta questo pomeriggio nell'impianto di Cedrasco l'assemblea ordinaria dei soci di Secam SPA. Sul tavolo l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2020 e l'illustrazione di una serie di importanti investimenti che la Società per l'Ecologia e l'Ambiente intende affrontare. Un percorso quest'ultimo, le cui risorse verranno reperite da Secam all'interno del Piano Nazionale di Resilienza approvato dal Governo e dalla Comunità Europea. Importo degli investimenti oltre 60 milioni di euro. Sono tutti investimenti che nella nostra intenzione, oltre a garantire un miglior processo gestionale, quindi un ulteriore e migliore rispetto dell'ambiente, hanno l'obiettivo anche di abbassare i costi operativi e quindi di consentire risparmi anche ai cittadini. E diamo un'occhiata ai dati economici approvati quest'oggi e riferiti all'anno 2020. Oltre 56 milioni di euro di fatturato per il gruppo, il 46% del quale legato al servizio idrico integrato, seguito dal 26% dello smaltimento dei rifiuti e dal 25% dei servizi di igiene urbana. 12 trasportelli e principali impianti lungo l'intera provincia di Sondrio per un gruppo che dà lavoro a 330 dipendenti. Un'azienda sempre più all'avanguardia, lungimirante nell'aver messo in pratica un percorso virtuoso il meno possibile impattante sul territorio. Nel trattamento dei rifiuti ammontano a circa 250 le tonnellate di materiale raccolto al giorno, con un risparmio di 33.000 tonnellate di anidride carbonica. Nell'ambito delle energie rinnovabili sono 23 gli impianti fotovoltaici distribuiti sul territorio, con oltre 8 milioni di kilowatt prodotti all'anno.
ma non solamente perché tra le fonti delle energie rinnovabili si aggiunge il biogas proveniente dalla discarica esaurita di Saleggio e grazie al trattamento dei residui delle aziende zootecniche conferite nell'impianto di Postalesio. Il risparmio di emissioni di CO2 nell'atmosfera ammonta a 3.844 tonnellate all'anno, ma la scommessa di Secam con le energie rinnovabili è il leitmotiv di questo nuovo corso dell'azienda. Sono due grandi, diciamo, tranche di investimenti. La prima riguarda gli impianti di depurazione, che da 28 attualmente presenti e gestiti da noi dovrebbero diventare meno di 10, quindi impianti più grandi, più efficienti e che consentono di risparmiare. La seconda riguarda un processo molto tecnico che si chiama utilizzo del biometano per autotrazione. Noi abbiamo circa 200 automezzi come Secam che trasportano, raccolgono i rifiuti e intendiamo con il biometano che produciamo produrremo a Postalesio utilizzare quello come combustibile. Nonostante il 2020 sia stato funestato dal fenomeno della pandemia, la chiusura di bilancio è, seppur di poco, inutile. Basti pensare che soprattutto dalle zone turistiche l'arrivo dei rifiuti e degli stabilimenti Secam è calato fino al 70%, come nel caso di Livigno. Ma quest'anno sicuramente abbiamo dovuto affrontare un problema nuovo per la nostra società, che è quello della morosità sempre più preoccupante, perché chiaramente in questo periodo di difficoltà sia i pubblici esercizi che i privati hanno fatto fatica e quindi anche da quel punto di vista molti hanno lasciato tra virgolette indietro le nostre bollette. Da parte della Società per l'Ecologia e l'Ambiente poi un'ulteriore scelta di trasparenza anche alla luce dei notevoli investimenti che Secam intende mettere in campo. La supervisione di un organismo terzo il cui presidente fa parte della magistratura contabile della Corte dei Conti. L'arrivo dunque di un garante etico. Una società interamente pubblica che ha deciso, di fronte alle sfide del futuro, che sono quelle del Piano Nazionale di Resilienza, in cui gran parte degli investimenti andranno sull'ambiente, di rilanciare sul grande lavoro che già fa e nel rilanciare sceglie di rafforzare la sua rete di controlli anche con la figura di un garante etico, che è un garante per i cittadini, per le amministrazioni, ma anche per tutti coloro che ci lavorano all'interno. Malore improvviso per un uomo di 56 anni oggi intorno alle 11.30 lungo l'alta via del rifugio Longoni in Valmalenco. L'uomo faceva parte di un gruppo di escursionisti tedeschi. L'attivazione da parte della Soreo delle Alpi è arrivata poco prima di mezzogiorno. È stato necessario l'intervento di una squadra del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico, del SAF Soccorso Alpino della Guardia di Finanza e dell'elicottero di Areu. Gli escursionisti si trovavano in una zona particolarmente impervia. L'uomo è stato valutato dall'equipe sanitaria e trasportato in ospedale per accertamenti. Il resto del gruppo invece ha proseguito il cammino verso il lago Palù. Lo sport, come gli altri settori, è stato travolto dall'ondata della pandemia. Nella prima conviviale post-Covid in presenza, un nutrito numero di allenatori e di persone appartenenenti al mondo dello sport valtellinese si sono riuniti per discutere degli effetti proprio provocati dal Covid, ma anche dalle possibili soluzioni per dare una spinta alla ripartenza delle società e delle associazioni sportive. Stiamo parlando della conviviale del Panathlon. Simone Belletti. Tanta voglia di ripresa, ma anche la consapevolezza che il Covid ha lasciato strascichi e cicatrici da non sottovalutare. Lo sport, come gli altri settori, è stato travolto dall'ondata pandemica. Questo è il tema su cui si è sviluppata la prima conviviale post-Covid del Panathlon Club di Sondrio. Un nutrito numero di allenatori e di persone appartenenti al mondo dello sport valtellinese si sono riuniti per discutere degli effetti devastanti provocati dal Covid, ma anche per trovare le possibili soluzioni per dare una spinta concreta alla ripartenza delle società e delle associazioni sportive. Sono passati 8 mesi dall'ultima conviviale che si è riusciti a tenere, è sicuramente un passaggio doveroso e sentito dai soci, è il momento in cui i soci si ritrovano, effettivamente solidalizzano, quindi danno corpo al carattere più vero e unico dell'associazione. È anche un punto per confrontarsi, è lo spunto di questa serata, confrontarsi proprio sulla situazione che ci troviamo post pandemia. L'associazione ha patito quello che ha patito, ma lo sport in genere è stato pesantemente penalizzato. Nello sport abbiamo visto che a causa di questa pandemia una persona su quattro non fa più sport, il 53% dei ragazzi e il 43%
100 dei bambini non fa più sport, quindi c'è una riduzione, una contrazione notevole di attività ludico-motoria per questi ragazzi giovani, che per loro è fondamentale da un punto di vista psicofisico. Nel corso della conviviale si è fatto il punto sullo stato di salute dello sport con associazioni di calcio, basket e pallavolo. Occorre superare numerose criticità dopo un lungo fermo. Nella pallacanestro la sportiva Basket Sondrio ha subito uno stop agli allenamenti di 18 mesi. E certi ragazzi a livello giovanile hanno bypassato direttamente le categorie, però io credo che non siano ostacoli insuperabili, più che parlare delle cicatrici qualcosa lascerà. Io penso invece di essere positivo, di pensare a tornare alla normalità. Il Covid-19 è stato un compagno, un ospite davvero poco gradito, che ci ha infastidito molto in questo periodo. Però chi fa lo sport a livello agonistico, lo sport è una sfida, e quindi anche provare a sconfiggere il Covid è una bella sfida, e quindi cerchiamo di pensare a cosa faremo, a pensare che possa essere una stagione da vivere normalmente. Cicatrici ce ne saranno, ma sono ferite che possono essere sicuramente rimarginate, non ci sono delle fratture. Nonostante tutto, noi è dai primi di gennaio che siamo in pista, perché la Federazione Italiana Pallavolo è stata a visto lungo, ha indetto dei campionati di interesse nazionale, perciò siamo riusciti a far giocare le nostre ragazze, nel nostro caso anche con ottimi risultati, perché nei quattro campionati ai quali stiamo partecipando siamo arrivati in finale in tutti e quattro, e perciò non possiamo lamentarci rispetto ad altre discipline sportive che sono state completamente ferme. Soprattutto ai ragazzi giovani che hanno voglia di riniziare e di cominciare, ed è nostro dovere dare l'opportunità a questi ragazzi di poter riniziare le attività sportive naturalmente in sicurezza. Chiaramente come si ripartirà lo vedremo solo con settembre, perché adesso con l'estate diciamo si è abbastanza fermi. Con settembre ripartiranno le attività sportive tradizionali e lì vedremo anche i numeri, e da lì capiremo anche un attimino la gente, i ragazzi, i genitori come si comporteranno, insomma. C'è forse il tentativo di eludere le normative a tutela della natura? A chiederselo sono le associazioni ambientaliste riunite nell'osservatorio sul Parco Nazionale dello Stelvio, di fronte proprio al fatto che il parco non abbia ancora un piano e un regolamento definitivamente approvati. Inaccettabile, commentano. Sentiamo. Troviamo ingiustificabile che il Parco Nazionale dello Stelvio non abbia ancora un piano e un regolamento definitivamente approvati. Le associazioni ambientaliste riunite nell'osservatorio sul Parco Nazionale dello Stelvio, CAI, FAI, Federazione Pro Natura, Italia Nostra, Lega Ambiente, LIPU, Mountain Wilderness, Touring Club e WWF, alzano la voce. Sono passati 86 anni dall'istituzione del Parco Nazionale, 6 anni dall'intesa tra lo Stato, la Regione Lombardia e le due province autonome di Trento e di Bolzano che ha sancito la governance dell'area protetta, e infine 3 dall'avvio delle procedure partecipative nell'ambito della valutazione ambientale strategica per definire gli strumenti fondamentali per la tutela e la valorizzazione del patrimonio naturalistico alpino per i quali il Parco Nazionale dello Stelvio è stato istituito. Ebbene, dopo 3 anni manca ancora chiarezza su piano e regole. Le associazioni che hanno dato vita nel 2016 all'osservatorio sottolineano come in una situazione di radicale mutamento delle vocazioni dei territori montani dovuto ai cambiamenti climatici, se si tenesse davvero allo sviluppo sostenibile delle Alpi centrali, si dovrebbero concludere al più presto questi passaggi per dare certezza ai comuni e alle popolazioni locali. Non si possono invece riproporre modelli di intervento obsoleti e soprattutto avallare i tentativi di chi, anche con la scusa delle Olimpiadi invernali del 2026, vuole bypassare o eludere le normative comunitarie e nazionali a tutela della natura. Il rischio per l'osservatorio è che nell'area buffer dell'area protetta o dei siti della rete Natura 2000 si realizzino quegli interventi che alcuni operatori economici, in particolare del comparto sciistico, stanno richiedendo nell'ambito della procedura di VAS in corso sul piano territoriale della provincia di Sondrio, o quelli previsti nei cosiddetti progetti di indirizzo proposti dalla Regione Lombardia, da realizzarsi a Cancano, Stelvio, Valfurva e nelle Valli Camune o della provincia di Bolzano. Nel contempo si registrano anche richieste per realizzare nuove infrastrutture stradali e ferroviarie, per aumentare il volume degli edifici sparsi, per costruire ex novo impianti per lo sci e addirittura effettuare interventi minori già in corso ma che comunque incidono anche in aree tutelate di pregio.
Si intitola Cuore nella neve ed è il primo romanzo che porta la firma di Giovanni Peretti, nome noto nell'ambito della cultura e della storia dell'Alta Valtellina. Abbiamo fatto una chiacchierata con l'autore. Un romanzo nel quale cenni storici legati alla Grande Guerra si miscelano con vicende narrative legate alla biografia e a un amore. Hai detto giusto, un amore, perché sì, di getto è un romanzo d'amore, ma non necessariamente d'amore tra due persone. Io oserei dire è un romanzo d'amore per la montagna. Cuore nella neve rappresenta il primo romanzo, l'esordio in ambito narrativo di Giovanni Peretti. Una vita per la montagna, viene da dire a rileggerne il sostanzioso curriculum. Geologo, per circa 40 anni direttore del centro Nivo Meteorologico di ARPA Lombardia, per 20 anni direttore della rivista Neve e Valanghe e poi l'esperienza come presidente del CAI di Bormio. Una personalità nell'ambito storiografico della Grande Guerra in Alta Valtellina, di cui Giovanni è un appassionato e scrupoloso conoscitore. È ancora fotografo, vincitore di numerosi riconoscimenti come il premio giornalistico Val di Sole, il premio Decia per la migliore opera di cultura alpina, oggi l'uscita di questo romanzo, figlio di una lunga gestazione. Inizia durante la Grande Guerra, c'è questo giovane alpino milanese, studente universitario, che viene mandato a far la guerra in Alta Valtellina nell'Orsio Vedale, dove c'erano le montagne più alte e più impervie di tutta la fronte. E lì instaura un rapporto così di corrispondenza con la fidanzata che durante la Grande Guerra diventerà sua moglie e gli darà anche una bambina e c'è questo scambio e racconta alla moglie tutti gli episodi alpinistico-militari più caratteristici, ma non solo. L'amicizia con un volontario locale che gli trasmette l'amore per questa terra, per questa cultura, e poi la trasmissione di quegli stessi racconti alla propria moglie, che attende il termine del conflitto mondiale, guerra di trincea. Nel settembre del 18 c'è una grande battaglia ad altissima quota, quasi a 4.000 metri, alla moglie arriva un telegramma, ed è l'incipit del romanzo, dove gli viene detto dal Ministero della Guerra, cara signora, c'è stata questa battaglia, suo marito è disperso. Lei non vuole crederci, si trasferisce a Bormio e vivrà lì tutta la vita e riprenderà e il cerchio si chiude un'altra volta. Dietro alla stesura di quest'opera, edita da Alpinia, casa editrice di Bormio, un fitto lavoro di immersione nel passato, innumerevoli ore di studio, analisi dei racconti, la maggior parte dei quali appresi grazie alla tradizione orale, forse il più autentico vettore narrativo di trasmissione che lo scrittore ha ereditato dalla nonna, nata nel 1890 e testimone di due conflitti mondiali. Il mio auspicio, il mio desiderio è che io riesca in questo modo narrativo e non saggistico, come ho sempre scritto e fatto, manuali, guide tematiche, cose scientifiche, l'hai ricordato prima, da trasmettere questi valori e queste cose non solo alla mia gente, non solo agli adulti, ma soprattutto, credo e voglio, ai ragazzi. Tanto divertimento, tornare a condividere momenti di svago, rivedere il sorriso stampato sul volto dei ragazzi, sono tutti gli ingredienti vincenti del Futsal Camp organizzato da MGM 2000. Sentiamo. Tanto divertimento, tanta voglia di inseguire un pallone sul rettangolo verde di gioco e di stare insieme. Tornare a condividere momenti di svago, rivedere il sorriso stampato sul volto dei ragazzi, sono tutti gli ingredienti vincenti del Futsal Camp organizzato dall'MGM 2000. In 32 hanno scelto di aderire, nonostante le limitazioni che ancora il periodo ci impone. Il camp ha previsto un programma variegato e completo. Iniziamo la mattina alle 9, con prima attività fisica, un piccolo riscaldamento iniziale, quindi esercizi abbastanza classici, specifici, proprio per il risveglio muscolare mattutino. Poi si va un po' più nel dettaglio con degli esercizi più particolari, con e senza palla, quindi dal dribbling alla scaletta e esercizi vari. E poi la mattinata termina in piscina, una piccola nota rinfrescante visto il tremendo caldo di questi giorni, quindi faremo tutte le mattine in piscina per circa un'oretta e poi ci sarà il pranzo. Dopo il pranzo una piccola pausa e poi seguiranno tornei, rigori, shootout, 3 contro 3. La riapertura dello sport è sicuramente mancava ai bambini, mancava a noi, mancava un po' a tutta la comunità, diciamo. Quindi era nostro intento far partire questo camp e dare entusiasmo, riportare appunto alla normalità
nel nostro possibile, insomma, riportare alla normalità i ragazzini, i bambini, per farli riassaporare lo sport di squadra, il calcio 5, il futsal. Un camp che conferma anche la coesione creatasi tra settore giovanile e prima squadra. Numerose le visite effettuate dai giocatori dell'MGM, i quali hanno voluto manifestare la loro vicinanza verso le giovani leve. L'interazione con il vivaio deve essere uno dei pilastri per una società con sani principi e che guarda al futuro. Anche l'allenatore Gianmaria Craperi è stato ospite al camp. Oggi è una bellissima, bellissima giornata sotto tutti i punti di vista. Finalmente coloro che hanno sofferto di più di questo anno pandemico, possono finalmente tornare a fare sport, a muoversi, a socializzare, che era la cosa che è più mancata, e nel loro momento di sviluppo è fondamentale. Quindi la cosa veramente importante di questi camp è la convivialità che finalmente possono avere, quindi siamo veramente contenti oggi. A maggio la ripresa delle attività del settore giovanile nero-verde. Abbiamo fatto qualche allenamento, li ho visti abbastanza carichi, anche nel camp ho visto molti risultati, anche se abbiamo fatto poco tempo, però ho visto dei buoni risultati, e poi sono eccezionali i campioncini che abbiamo qua. Sei contento di essere tornato sul campo? Sì. Quanto è stata dura stare in casa, non poter uscire? Molto, perché non potevo neanche più vedere i miei amici e andare a fare le cose belle. Quanto è stata dura stare lontano dal campo con la pandemia? Beh, abbastanza, mi mancava giocare e giocare con tutti i miei amici, mi è mancato tanto. Mi piace fare molto gli esercizi di tiro in porta e anche di slalom, e sono molto felice di essere ritornato a giocare a calcio, perché il calcio è la mia passione. È tutto per questa sera, grazie per essere stati con noi e arrivederci ai prossimi appuntamenti con l'informazione di Telesondrio News. Buona serata.